Albano, mia madre non parla più con Loredana Lecciso. Albano Carrisi durante un'intervista al settimanale Oggi ha rivelato qualcosa di inaspettato. Albano Carrisi ha scritto un libro L'origine del mio mondo dedicato alla donna della sua vita, ossia la madre Yolanda. Il cantante ha raccontato il rapporto che lo lega tuttora alla madre e l'influenza che quest'ultima ha avuto nella sua vita e nelle sue scelte. Albano ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, dichiarando che la madre Yolanda non apprezzava il comportamento della Lecciso, la quale aveva intenzione di lasciarlo. Yolanda ebbe dei pregiudizi iniziali anche nei confronti di Romina, i cui genitori sono entrambi attori hollywoodiani separati. Successivamente, dopo averla incontrata, cambiò completamente idea. La Power conquistò Yolanda con la dolcezza che la contraddistingue, appoggiando la sua testa sulla sua spalla. Albano dichiara di essere sereno con sua moglie. La madre di Albano si innamorò poco dopo della prima moglie del figlio. Ciò non è accaduto nei confronti della Lecciso, infatti Albano afferma, dopo quell'intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa, chi ferisce suo figlio non ha scampo. Il cantante Albano Carrisi ha dovuto contrastare più volte il desiderio del pubblico, il quale auspicava in un ritorno di fiamma con Romina. Diverse sono state le voci che circolavano, ma a quanto pare tutte prive di fondamento. E lo stesso Carrisi infatti a smentire qualsiasi ritorno con la Power e a dichiarare la felicità ritrovata con la moglie Loredana Lecciso. Albano contro la madre per il suo sogno. Albano si sofferma nuovamente sul rapporto che ha con la madre Yolanda, con la quale non sono mancate le discussioni. Albano racconta infatti di aver lasciato la scuola pur di realizzare il suo sogno, diventare un cantante. Albano Carrisi quindi lasciò la sua abitazione, tentando la fortuna al nord Italia, e mentì alla madre, la quale credeva lavorasse al comune. In realtà Albano faceva il cameriere, e quando Yolanda lo scoprì, ci furono diverse discussioni. Il loro legame però è sempre stato speciale, tanto che Albano ha deciso di raccontare tutto all'interno del suo libro.